Buongiorno, ben ritrovati alle chicche formative. Allora, come l'altra volta, alla quinta giornata sui limiti, vediamo invece una dimostrazione pratica di quanto noi ci blocchiamo davanti ai limiti, l'altra volta creati dalla nostra mente. L'altra volta, vi ricordate, vi avevo fatto fare l'esercizio del braccio, no? Di allungare il braccio, chiudere gli occhi, riprovarci ad occhi chiusi pensando di superare il proprio limite massimo, e abbiamo visto che c'erano delle differenze anche di 30-40 centimetri, ok? Perché? Perché il limite ce lo mettiamo noi dentro la testa, no? Oggi facciamo un altro esercizio simile a quello del braccio e lo facciamo invece con le mani, con le dita, no? Per cui vi invito a fare una cosa, a prendere le mani, allineare la riga dei polsi, la prima riga dei polsi, ok? Allinearla bene, allungare e guardare il dito medio, ok? Nel mio caso ve li faccio vedere, vediamo se riesco a farveli vedere così, ok? Vedete che in pratica, ok, ho un dito più corto dell'altro, no? Ho per esempio il destro, ok, che è più corto, in questo caso è l'indice, più corto del sinistro, no? Per quanto riguarda il medio, la stessa cosa, il destro è più corto del sinistro. Io controllo di nuovo e le mie dita sono perfettamente, cioè la mia riga primaria è perfettamente allineata e continuo ad avere il destro più corto del sinistro, ok? Ora faccio fare un esperimento di parapsicologia. In realtà no, in realtà è molto semplice, perché è la concentrazione, no? Quando noi ci concentriamo su qualcosa, questo qualcosa inizia a modificarsi. È un po' la fisica quantistica lo dimostra con l'esperimento della fessura, no? In cui si vede che quando c'è lo sperimentatore, in pratica le onde cambiano, no? Possono essere onde, possono essere fasci. Quindi è lo sperimentatore che modifica il presente. Ora, vi ho fatto vedere, la destra, indice e medio erano più corti di indice e medio della sinistra. Adesso io appoggio le mani qua sul tavolo e do ordine al mio indice e al mio medio. A questo punto l'esperimento è doppio, lo faccio su due dita, di solito lo faccio su uno solo, di allungarsi, quindi di allungarsi . Ok, riproviamo. Riporto di nuovo. Vi vorrei solo far vedere che l'indice e il medio della destra adesso sono più lunghi dell'indice e il medio della sinistra. Ok? Guardate. Allora, questo semplice esperimento cosa ci dice? Ci dice che è il potere della concentrazione. Quindi quando noi focalizziamo la nostra concentrazione su qualcosa, siamo perfettamente in grado di modificarla. È stato facile? Pochi secondi, mi sono semplicemente concentrata dando ordine a queste due dita di allungarsi. Le due dita si sono allungate. È successo davvero? È stata suggestione? Mi sono fatta suggestionare? Boh, chi se ne frega. Di fatto le dita si sono allungate. Questo ci dice cosa? Ci dice che nel momento in cui noi ci focalizziamo su qualcosa, nel bene e nel male, riusciamo in qualche modo a governarlo. Questo è il grande potere della mente. Se la lasciamo vagare, vagheggia.
se la concentriamo, diventa come una lama, cioè diventa veramente molto precisa nelle sue manifestazioni. Quindi bisogna imparare a dargli degli ordini ben precisi, ok? Crescere, aumentare il portafoglio, trovare clienti di un certo tipo. Sono tutte ordini che noi diamo alla mente. Se non li diamo, la mente fa quel che può con quel che ha, ok? Provatelo questo esperimento, vi mettete lì, magari ci giocate anche con i vostri colleghi, vi faccio vedere come si allungano le dita. Però è un giochino che vi dà delle dimostrazioni molto 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 pratiche, vi fa vedere quanto potere avete e come poco lo utilizzate. Ciao, a settimana prossima!